Attraverso Digital News 24, dopo aver lanciato appelli al presidente Mattarella ed al pontefice Papa Francesco a sostegno dell'oscura vicenda di mafia e violenza durata oltre 30 anni a danno della donna Irene Palacino, tutt'oggi in attesa di verità e giustizia, voglio dire che sulla cattura del boss mafioso Messina Denaro, latitante da lunghi 30 anni, sono stati utilizzati ridicoli toni trionfalistici. Condividendo così appieno quanto affermato dal dottor Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo Borsellino, ucciso dalla mafia nella strage di Via D'Amelio, voglio farvi vedere la sua recente intervista caricata su YouTube da Euronews. Lei ritiene che questo arresto sia una buona notizia, da festeggiare naturalmente, ma non bisognerebbe fermarsi là? Guardi, non è sicuramente una buona notizia, non si può che essere soddisfatti del fatto che un latitante da ormai da 30 anni venga assicurato alla giustizia, però resta l'amarezza che ci siano voluti 30 anni per arrivare a questo risultato. E purtroppo non è il primo caso. In Italia c'è anche per altri latitanti dello stesso calibro, per i capi della mafia, per Riina e per Provenzano ci sono voluti altrettanti anni prima che venissero assicurati alla giustizia. Quindi adoperare questi toni trionfalistici mi sembra eccessivo. Sicuramente c'è la soddisfazione, ripeto, di un criminale assicurato alla giustizia, c'è l'amarezza che ci siano voluti 30 anni e c'è purtroppo anche il sentore, il sospetto che dietro questa cattura ci sia ancora una volta una trattativa e un patto tra Stato e mafia, che in qualche maniera Matteo Messina Denaro non sia stato preso, ma si sia consegnato a causa della condizione di salute e dietro qualche contropartita. Erano mesi che giravano voci che Matteo Messina Denaro era malato, che si sarebbe consegnato. E la contropartita veniva anche messa sul tavolo, lo ha fatto un gelataio siciliano che è stato in una trasmissione televisiva qui in Italia, a Report, o non ricordo se era un'altra trasmissione, comunque ha detto che Matteo Messina Graviano era gravemente malato e si sarebbe consegnato a fronte di qualche contropartita. Non vorrei che questa contropartita sia l'abolizione dell'ergastolo ostativo e che se il vedere Matteo Messina Denaro finalmente in carcere possa significare tra qualche anno, se non prima, la liberazione dei fratelli Graviano dall'ergastolo anche senza avere collaborato con la giustizia. Queste sono cose che mettono la mano in bocca. Anche vedere e confrontare le scene tra l'arresto di Totò Riina in manette, spinto dentro il furgone che doveva portarlo in carcere, e vedere Messina Denaro invece senza manette, accompagnato alla sua diciamo la sua consegna allo Stato, questa è una cosa che anche questo lascia da pensare. I ministri, i sottosegretari si sono affrettati, forse perché qualcuno ha fatto notare la stessa cosa, a dire che questo è anzi un esempio di forza dello Stato che rinuncia all'esibizione della forza. Ma se è vero che l'uso delle manette è stato sempre forse troppo spettacolarizzato, e anche per persone che non erano condannate, che erano semplicemente imputate di qualche cosa, e quindi in quel caso capisco il garantismo, invece adoperare questo garantismo che lascia veramente l'amaro in bocca a vederlo per un assassino, per una persona condannata all'ergastolo, anzi a più di un ergastolo, per il boia del piccolo Giuseppe Di Matteo, per l'organizzatore delle stragi di Via D'Amelio, di Via dei Georgofili, di Via Palestro. Questo è qualcosa che non è garantismo, ma lascia presupporre che dietro ci sia
un qualche tipo di accordo che abbia previsto anche di evitare l'uso delle manette per Matteo Messina Denaro. Lei si batte da anni per fare luce su quello che è successo a Palermo negli anni 90, la strage in cui è rimasto ucciso suo fratello. A volte nei processi successivi è stata manipolata, nelle indagini ci sono state delle interferenze. Anche in questo caso lei sospetta la possibilità che ci siano delle attività che non siano solamente riconducibili alla mafia, che abbiano permesso a Messina Denaro di restare latitante per tutto questo tempo. Guardi, quando mio fratello prima di morire disse quando sarà ucciso, e attenzione, quando sarà ucciso, non se fosse ucciso, ma quando sarà ucciso, era certo di quello che sarebbe successo, sarà stata la mafia ad uccidermi, ma saranno stati altri ad aver voluto la sua morte, la mia morte. Ecco, sono state assicurate alla giustizia i capi di quella mafia, che sicuramente è stato il braccio armato di quella strage, ma quelli che hanno veramente voluto la morte di Paolo Borsellino, quelli che hanno portato avanti una scellerata trattativa con pezzi, tra pezzi dello Stato e mafia, per addivenire a quella che avrebbe dovuto essere la pax mafiosa, cioè la fine delle stragi, e che purtroppo invece non ha significato la fine delle stragi, perché dopo la strage di D'Amelio ci sono state la strage di Via dei Giorgofili, la strage di Via Palestro, le stragi sono state portate sul continente, come diciamo noi siciliani. Ecco, a me non interessa che venga preso Matteo Messina Denaro, che venga preso Totò Riina, quella che è la mano armata di queste stragi. Io voglio che siano assicurate dalla giustizia i responsabili morali, se non anche dal punto di vista proprio organizzativo di queste stragi, e che venga soprattutto alla luce quell'agenda rossa che è stata sottratta dalla macchina di Paolo, ancora in fiamme, in Via D'Amelio, e non da mani mafiose, ma da mani di altro tipo, da mani di appartenenti a qualcuno che portava una divisa. Un'ultima cosa vorrei chiedere, la sua opinione sulla possibilità che è stata ventilata in queste ore da parte di diversi osservatori che Messina Denaro possa diventare un prossimo collaboratore dello Stato. Lei come la vede? No, queste persone non sono di una caratura tale che non collaborano. Se, diciamo, Matteo Messina Denaro ha deciso di sacrificarsi, forse perché poter mettere al sicuro, perché la sua famiglia possa mettere al sicuro quel patrimonio che ha accumulato in questi anni. Non vedo assolutamente la possibilità di collaborazione da parte di persone della caratura di Matteo Messina Denaro, come non li vedevo da parte di Provenzano, da parte di Riina e da parte soprattutto dei fratelli Graviano. Dei fratelli Graviano, in cui anzi, forse a beneficio dei quali sta avvenendo questa consegna di Matteo Messina Denaro allo Stato italiano. Condividendo appieno quanto detto nell'intervista dal dottor Salvatore Borsellino, ci tengo ad affermare che il silenzio è mafia e per questo io la vicenda di mafia e violenza di Irene Palacino l'ho denunciata, avviandone la ricerca di verità e giustizia. Seguitemi.